Buonasera amici, bentornati in questo nuovo video. Io sono Ed Fabi. è Samuele Faremo un mega di torneo Liguan. League One. Allora, vediamo subito le partite. Allora, diciamo che nella Liguan le ultime sono 18 le Siccome torneo squadre da e torno alla 16, 16, vengono escluse le ultime che due, sono? Lorient e Quindi Clermont, Lorient e Clermont verranno escluse. da questo torneo. Ok. Allora, vediamo le ottavi di finale. Lille PSG su scontrato e Big, Tolosa Monaco, Monaco molto fortunato. Rennes Brest, da come stanno le squadre, Brest è favorito. Salzburgo Nizza, Nizza super favorito. O il Metz, Ora che sarebbe il Lione, l'Olimpico Lione. sì, il Lione è molto favorito. Lens Montpellier è favorito, il Lens. Le Havre Nantes è favorito di poco, il Nantes. E Marseille Sedrem, una bella partita. Perché? Io dico sempre per l'OM. E io sempre tifato per l'Olympique Marsiglia. Vabbè, andiamo a giocare Marsiglia è una città che è molto si simile a va alla Napoli, se lo prima vuoi partita. sapere, sta Lo sul so. mare, c'è molto simile a Napoli. Vince 3-1. Wow, Paris Saint-Germain, non delude. Gudmundsson, che non è quello del Genoa, segna l'ultimo e mette le speranze in rosso-blu. Sì, sono in rosso-blu. Per il ritorno dici? E Sì. Lille, che è la vecchia l'ex squadra di Osimhen, perde 3-1, ma c'è ancora di ritorno. Ha vinto il Monaco a Monaco vince a Tolosa. Tolosa, wow! E mette Secondo la me serie vince ipoteca. 2-1 pure in casa. Serie ipoteca sul ritorno, eh? Stavo per ora non ha vinto nessuna squadra di casa. Ma qua perde pure il Rennes in trasferta, in casa. Se Rende fa con lo stadio pareggio 2-2, 2-2, è uno stadio che non si dice salva nulla. del Castillo Si al dice tutto al ritorno 79esimo. allora. Comunque finito un mare di gol, eh? 3 gol, 3 Per gol, 4 ora gol. tutte e tre gol. 3 gol e 3 over. Questa che è? Nizza Salzburgo, io ti faccio Salzburgo. Pure E vince Nizza 2 a io. 6 Stavolta né all'over. over né gol. La Doppietto di doppietta Ramsey. di Ramsey. E mette una serie Eh sì, ipoteca. per ora è la squadra di casa, però non ha ancora vinto. Lione e mezza, andiamo dall'altro lato del tabellone. E non vince neanche il Lione in casa. Fino adesso non c'è nessuna squadra che vince in casa. Né da un tabellone Ci né sono stati dall'altro. 3 sconfitte e un pareggio. No, di più sconfitte. No, 3 sconfitte e 2 pareggi. Non lo so. Allora, 1, 2, 3. 3, sì, 3 vittorie e 2 pareggi. Sono 3 a 2. Come ho detto io. 3, 3 a 2 a 0. Poi? Guarda, se non vince il Lenz è una cosa Col assurda. Montpellier. No, ma non ci voglio Ma credere. credici, Montpellier va a vincere a Lens e si deciderà di ritorno, però parte già favorito. Vabbè, Nantes è favoritissimo, se In perde. alto sulle Avra. Vediamo se. Ma Oddio. qua stanno succedendo solo macchie, qui succedono solo partite strane. Il Nantes ha perso contro il Le Havre. Vabbè, quindi se ne di ritorno, magari vince 3-0 e si qualifica, Fa wow. come il Juventus Atletico de Madrid Però della ragazzi, Coppa ricordatevi che con la nuova Champions. regola i gol in trasferta non valgono più il doppio, si fa No, sì, sempre 0-0. vale qua, vale. Io 2023 questo È qui. FIFA 23, Perché hai sì. messo il E 2023? non so fare sul 24. Poi Oh, imparerò. allora qui valgono Ha doppio con in vinto pure il trasferta. Marsiglia 2-0. Marsiglia, vabbè, io ti trovo Marsiglia, vince 2-0 e mi fa piacere così. Muoverti da 0 là. Andiamo al ritorno. Vediamo Vediamo chi che succede tra passa. Paris Saint-Germain e Lille. Mo Battono perde a 2 a 0 a 1, giusto? 4. Era 2 a 1, no, era 3 a Perde 1. 4 a 0 mo il PSG, vuoi vedere? No, Chi te impossibile. l'ha detto? 2 a 2 si qualifica uguale Anche se perché si non ha partiva da 3 vinto. a 1, quindi. Comunque è una cifra di culo, si è pure Neymar, se ho visto bene. Sì, ma Ora. il PSG è favoritissimo perché qua c'è Messi. Se Monaco, Tolosa, partono proprio da hai capito, qua 2 a 1. c'è C'è Messi. Messi, Neymar, Mbappé, Va bene, il PSG è fortissimo e favoritissimo. un Vince 2 a altro 1 andata 2 a 1 e il e ritorno. totale 4 a E 2 per ora 0 e vittorie in si trasferta. qualifica il Monaco, per adesso PSG e Monaco. Ora è favorito il Brest, sai perché sta in casa, sai perché è più forte. Brest in casa più forte ed è Forza una finale Brest 2 a 2 all'andata. Se pronostica 1929. disputato invece vince Rennes. Vabbè, la terza in classifica se ne vanno già. Vince il Ren a sorpresa e vai ai Sono quarti di uscite finale.
big per ora, il Ren e Lilla. Lilla, bene, Lilla ci devo trovare. Lilla è quarto però. Nizza Strasburgo. Mo se ne esce pure il Nizza. La data era finita 2-0 per il Nizza. Mo finisce 0-3. È un'impresa per lo Strasburgo. 1-3. E ce l'ha fatta. Ha vinto 4-1 a Nizza. Con soli 5 tiri in porta ha fatto 4 gol. E ce l'ha fatta il Flore Montarla. 5 tiri, 4 gol, incredibile. Andiamo all'altro lato. Al secondo lato del tabellone partiamo con Lione a 1,90, X a 3,50 e Metz a 2,31. 1-1, l'Olimpico Lione sicuramente no, più favorito, nonostante il pareggio in casa, infatti vince 3-0 e fa capire che era successo chissà cosa per pareggiare in casa, ma le forze sono quelle. Vabbè, io ho paurissima per il Nantes, Perché? Perché il Nantes ha perso 2-0 in casa, figurati, ha perso 2-0. Può fare come, può fare come Strasburgo. Difficile ma non impossibile. Passerei il Lens per il gol in trasferta. Passerei il Lens per il gol in trasferta. No, ha fatto 1-2, quindi passa per somma gol. Sì, vince con per il gol in trasferta, perché era fino a 1-0, 2-1, 3-2. Sì, è vero, confermo. Mamma mia, adesso Nantes Le Havre. Io simpatizzo Nantes. Siamo partiamo dallo 0 a 2. Ce l'ha fatta, no! No, 3 no. A 3, però c'è il gol in trasferta e quindi. Non ho capito che è successo. No, la mia era presa di Le Havre. Allora, gol in trasferta. 3 a 1. Il totale è 3 a 3. Passa Le Havre, il gol in trasferta. Ha fatto un gol in trasferta e Nantes non ha fatto manco uno, quindi. Un'altra macchia. Un'altra macchia. E le avrà in zona di retrocessione, non so se lo sapete. Fare 3 gol, mamma mia. Per rimontare, vabbè. Io qua tifo per l'OM che ha vinto 2-0 in rimonta, casa. Vabbè. Vediamo come finisce. 3-2 si qualifica l'OM. Totale 4-3. E andiamo ai quarti di finale. Vediamo chi sono le 8 squadre qualificate. PSG Monaco, ma escono pure i secondi in classifica. Scontro al allora. PSG Monaco, Rennes Strasburgo, Lione Lenz, Le Havre Marsiglia. Vabbè, diciamo che qua di big ne sono rimaste poche, eh? Marsiglia c'è il PSG, c'è il Monaco. Rennes non lo so. 2-3. Oddio! Una super match! E uno di Ben Yedder. Non vince in casa il Monaco, il PSG contro il Monaco. Il PSG aspetta di che può vincere in trasferta 4-0. Ah, difficile. Però può fare anche come Lione che dice no, abbiamo solo sbagliato in casa. La rivelazione di questo campionato è Ren, vediamo che cosa farà. Infatti vince il 2-1 con lo Strasburgo. E mette una piccola ipoteca sul ritorno, anche se ha subito un collo in casa e non è mai buono. Olympic Lyon Lens, qui dovrebbe essere favorito Lyon. C'è la Lens, e infatti vince 2-2. Finisce 2-2. Perché Lyon è undicesimo e la Lens è sesto. Ma il Lyon c'ha più squadra europea, più tradizione. C'è un giocatore disponibile, so che sta fa la modifica. Vabbè. No, perché se no dovevo mettermi io a metterne una a casa, non so neanche cosa difensore, vabbè che li dici, ma. Allora, io tifo per l'OM qui. Basta! Se tu ci ho andato male. Io tifo per l'OM. 2-2 è un ottimo risultato, con due gol in trasferta addirittura gli basta vincere o pareggiare. Ma 1-1, però se finisce tra 3 mi dispiace, ma l'OM se ne va. Sì, però fino ad 1-1. 0-0 o vittoria, qualsiasi tipo di vittoria si qualifica l'OM. Vediamo il ritorno che succede. Qui c'è il ritorno di Monaco PSG che è finita la nuova giornata. Io ho paura per il pari, E vince 2-1 e si qualifica. Vabbè, il PSG non muore mai. 9 tiri in porta. Vabbè, no, tiri normali, lo sai anche tu. Andiamo a vedere chi sarà la seconda semifinalista. La prima è il PSG, ce lo aspettavamo. Probabilmente il Rennes. Il Ren che è più forte. Io dico sempre per l'OM, l'ho detto dall'inizio, quando erano 16 squadre. Forza Strasburgo, si vanno ai rigori. No. 2-1. Andate e ritorno come 4, quello di prima 2. Del Monaco. Monaco. Abbiamo la seconda semifinalista che è il Ren. Questa è un'altra bella partita, Lens Olympic. Il derby della L.
Lens contro Lille. Partiamo con il risultato iniziale che era mamma mia! Addirittura 2 a 5, partita da 2 a 2, si finisce 4 a 7 addirittura per il Lione. Dembélé, la casetta. Perché Dembélé sa? La casetta della Befana. Perché aveva Dembélé? Ah, ecco la del Napoli. No, Dembélé con del Napoli. No, Dembélé con del Paris. Non so se è quello che è partito al Paris nel 2024, questo non lo so. Penso, ma sì, pare che ha giocato nel Lione Dembélé. Qui partiamo dal 2 a 2. Questo è ancora fortunato. L'OM. Sì, e Benzi in finale l'OM. Io lo vinco questo mondo, questo torneo. Io lo vinco questo torneo. Io lo vinco con l'OM. Perché lo vinci? Perché lo vinco con l'OM. Io lo vinci tu, lo vince l'OM. E lo vinco io questo mondo con l'OM. Al Monaco ci saluta PSG Rennes. Perché sempre PSG non si sa? PSG Lenna e Lione Marsiglia. Tra queste quattro uscirà la campionessa. Secondo di probabilmente la finale è PSG Marsiglia. Non è detto, vediamo. Il PSG va bene, forza, vince 2-1 con Monaco. Ah no, questa è con Renna perché quella Monaco è la partita scorsa. Ma il Renna fa. Avanti all'80esimo! Sono quattro tiri e un gol. Ha sempre subito gol. Ma ti giochi il gol dell'ospite. Ma ti giochi il gol a casa. A me non c'è diventato il PSG. Finale sarà mai, dai. Vediamo. Allora, il picco già sarebbe, ancora male. Sarebbe già importante non perdere. Infatti 1-1 è un ottimo pareggio con un ottimo gol in trasferta. Ottimo pareggio, ottimo gol. Non ci voglio credere, il PSG ha perso. Ora deve vincere con due gol di scarto. Che succede? Totale 1-0, non lo posso vedere. Non vorrei arrivare in finale e perdere la finale, mi manco un po' male. Ma basta il PSG sicuro. No, non ci posso credere. Ho detto che si andava a fare la doccia al PSG. Il PSG non va neanche in finale. Che figuraccia. Il Paris Saint-Germain. Però amore, manco detto che ci va il PSG. Però spero di voi Marsiglia, perché c'è che finale è per Lyon e Merena, ya? La finale delle sorprese. Vediamo che succede. Beh, Renna è ancora ci va lo Emma. No! Il mio sogno si infrange sulla vittoria del Lione. Guarda, tu ti fidendo perché deve perdere chi ti ha battuto. No, non mi interessa, io ero uscita la mia squadra. Sarebbe bello fare la finale terzo e quarto posto, però sarebbe a poco. Quindi Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain si vanno a fare la doccia e ci andiamo a assistere a questa finalissima che in quanto finale ha sempre un sapore d'oro. Giocheranno Rennes Olympique Lyon. Pronostico. Io dico che vince il Rennes per 2-1. Anzi per 3-1, anche perché Rennes ha battuto per il Paris Saint-Germain. Rennes 3-1, dico io, tu? No, lo dico. Allora, fa un pronostico! No, voglio dire! Sbilanciati! No, voglio fare! Perché la partita è un motivo normale. Certo. Però fa salire la squadra. Hanno ripreso bene qui, c'è che io posso essere vero soddisfatto. Può segnare da lì. La scambia ancora per il 20. Oh. 14 la butta fuori. Occasione clamorosa per il Lione, per il Rennes. 3 per il 26, sbaglio. 14, 9, 19, può provare. 11, 1. Ancora Lopez che parla di nuovo. Così in mezzo verso il 9. Ci arriva l'88 della Leone. Me ne parla il 9. Per questo c'è uno studio. Scambio con 21. Il Lione ancora non ha visto la porta, lo voglio dire. Finisce il primo tempo. Muoi, il Lione non ha visto la porta, infatti 0 tiri. Vediamo nel secondo tempo che cosa accadrà. E sta dominando la partita. Si può fare un po' di ancora. Poi per il 9 che sbaglia. 23. Sbaglia totalmente il passaggio per il 3. Ancora 14. Fermato ancora 21, 20. 19, 21, fermato da 3, 26, 24, per non ho visto. 23, 26, scambio con il 3 che si è lungo la palla, può fare il cross, fermato da 27 corner per il Lione. Sta a vedere che 18, può buttare il basso per il 3, no, si va su per il 3, 10, per il 18, calcia 11, murato 9, forse una delle ultime occasioni per il Rennes. 21, scambio con i 20, 14, non si vuole muovere il Rennes, vuole i supplementari. 27, scambio con 19 per 9. L'ultima occasione per il Lione.
in questa partita. Benissimo, uno di recupero. Finisce qui, si fa supplementari, gira il Leone, proprio a zero. Assurdo, tre tiri in porta tutta la partita, uno squalo 0-0, uno squalissimo 0-0. Il Leone l'ha fatto un tiro però. Occhio al Leone, avanza il 9 che sbaglia. Diciamo che è partita molto forte il Ren, ma secondo me il Leone ha recuperato e anche adesso ha giocato bene. Ora vediamo che succede. Finisce anche il primo tempo supplementare 0-0. Con 0 tiri in porta però. Questa potrebbe essere l'ultima occasione, perché vola il tempo con le simulazioni, lo sapevi tu? Sì, ma se questi non segnano tra i rigori, io non ho mai visto una simulazione di rigori. Sì, abbiamo visto l'altra volta. Ai rigori? Sì, che dà per il Madrid, vince il Getafe. Non ti ricordi? No. Può segnare? Si va ai rigori! Rigori! Occa però, scegli due giocatori. No. Gol 1-0 e Ren. Oh, Bayer segna. Dembélé. Dembélé segna. 1-1. Guri. No! Baglia, incredibile. Parato. Pawar. Oh, parato. Ha sbagliato anche. Incredibile. Bonjour. 2-1. 2-1. Sar. Parato! Il vantaggio è Ren, Calimendo. Ci andiamo in campo, basta, andiamo a vedere il torneo, il trofeo. Giocati, li vediamo dall'inizio. Vabbè. Il terzo gol. Questo è stato. Sta giocando non importa. Ma va di tutto a destra. Già vinto, Sbagliato! E vince la coppa! Il Nantes, il Ren dopo aver tremato perché avevano anche sbagliato il primo rigore, il secondo sotto la pioggia incessante dello stadio di ha calciato malissimo, ha preso una zolla, ha tirato proprio male, che è passato attraverso. Vediamo la coppa che verrà alzata tra poco dai giocatori del Ren. E quindi possiamo dire che il torneo di Francia, la coppa di Francia. Se l'è meritato, ha battuto il PSG. La cortina la facciamo così, no? Se speriamo. No, se speriamo. Ok. Vai, alzate la coppa. Coppa. Ho scritto. Traoré. Che è lui? Si chiama Traoré, che ne so. Olè! È tutta la città in festa! Una finale, voglio dire, un po' imbarazzante, perché gli importa molto possesso palla, pochissime occasioni, squadre che pretendono, cercano più di non subire piuttosto che di offendere. Foto di gruppo e poi saltiamo tutto. Ma quello che conta alla fine è chi ha vinto la coppa, il Ren è il campione del torneo. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale sempre 096, metteteci un bel like e commentate qui sotto, come ci fa sempre piacere. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Babi. Aspetta, no, dobbiamo fare la copertina. La facciamo dopo? No, facciamo dopo. Parlate. Scusa, la dobbiamo fare quando hai messo le 16 squadre. No, vedo che non si poteva fare perché erano due cose diverse. Come la facciamo la cortina? No, spero molto. Non stavo pensando di mettere la favorita. Cioè? Penso che è favorito già. Ma fai così, devi personalizzare. Ma dai, ma fai già quello che vuoi tu. No, aspetta, però dobbiamo. Devo mettere no alle squadre giudicate. Facciamo così. Esatto, facciamo così, facciamo la foto così e scriviamo nel titolo del video la vince il PSG? Voi adesso avete visto fino alla fine, lo avete già scoperto. Chi non lo sa lo scoprirà alla fine. Ciao, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!